Nessun segno di infrazione, né alcun elemento che accerti la natura dolosa delle fiamme. Eppure, sulla matrice dell'incendio, che nella serata di giovedì si è sviluppato all'interno di un capannone di 1600 metri quadrati, utilizzato fino a poco tempo fa per lo stoccaggio dei rifiuti Monteco, sito sulla provinciale che, da Francavilla Fontana, porta a San Vito dei Normanni, restano ancora forti dubbi. Questo perché, nonostante l'assenza di elementi tali da far pensare al dolo, la natura dei rifiuti contenuti all'interno di questa discarica utilizzata per lo stoccaggio e chiusa da mesi, non sembrerebbe tale da generare autocombustione. Plastica e metallo, ammassati nel magazzino in attesa del trattamento di smaltimento, sono stati avvolti dalle prime fiamme intorno alle 20. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Francavilla e del comando provinciale di Brindisi, che ha evitato danni più ingenti. Il bilancio, dopo un'attività durata qualche ora, parla di una struttura fortemente danneggiata a causa dell'alto calore sprigionato dalle fiamme, tale da cuocere persino il cemento armato. La struttura era diventata una vera e propria fornace, tanto che è stato necessario utilizzare anche un mezzo speciale arrivato dal distaccamento aeroportuale provvisto di schiumogeno. Un quarto dei rifiuti sono andati bruciati, sprigionando fumi nell'atmosfera, le cui emissioni, però, non dovrebbero causare problemi per ambiente e salute. Il sindaco di Francavilla, Vincenzo Della Corte, ha allertato ASL e ARPA, che ora effettueranno i rilievi. Rilievi anche per carabinieri e vigili del fuoco, nuovamente sul posto in mattinata alla ricerca di indizi. Quelli più importanti potrebbero venire dalle telecamere di sorveglianza poste intorno alla recinzione, i cui filmati sono ora al vaglio degli inquirenti. Per ora non è possibile parlare di attentato, anche se la versione che vuole due bombolette di gas da campeggio ritrovate tra i rifiuti incendiati come colpevoli del rogo sembra non convincere nessuno.